Eccoci, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi parleremo nuovamente di pesca con il vivo, ma non saremo più in spiaggia, non saremo più nelle tante spiagge che abbiamo provato finora, ma su un molo artificiale, come ce ne sono tanti in Italia, e proveremo questa tecnica appunto su questo spot particolare. È sicuramente una situazione vantaggiosa per noi pescatori in fatto di comodità, in fatto di distanza, di lancio un po' più semplificato rispetto alla spiaggia, che magari in una situazione appunto di mare mosso o comunque di situazione particolare non è proprio delle più semplici. Invece sui moli artificiali la cosa cambia, siamo più comodi, spesso e volentieri siamo riparati dal vento e dal mare e ci troviamo in situazioni molto molto più semplici. Vedremo appunto come uno spot come questo, con tanta acqua davanti a noi, farà sì di avere diversi predatori, non più solamente spigole, ma tanti predatori differenti. Tanta acqua, tanti predatori. Per questa serie di nuovi video porterò con me poco per volta e per farveli vedere i fluorocarbon di casa Asso 2023. In questa nuova puntata porterò con me il mio preferito, Super Fluorocarbon. Un fluorocarbon di ultima generazione con una consistenza pastosa ma allo stesso tempo liscio che ci permette nodi perfetti per i nostri ami, è particolarmente indicato appunto per i terminali e meglio di queste nuove avventure non c'è per metterli alla prova. Detto questo, prepariamo l'attrezzatura e si parte per una nuova avventura. Eccoci qua, questa mattina un nuovo esperimento. Dopo un anno passato in spiaggia a pescare col vivo, questa mattina voglio fare un esperimento su un pontile. Un pontile dove spesso e volentieri vedo pescare a spinning a bolognese, ho detto ma perché non provarci col vivo? Se riprendo una spinning a bolognese, vediamo un po' come va. Ho aspettato il momento giusto, ieri sera, anzi tutto ieri ha piovuto di gran rotta. Questa mattina una pace surreale, smette alle 8, picco di alta marea, sono le 4 e mezza, quindi c'è ancora tempo. Abbiamo visto nella scorsa battuta come in una situazione di mare particolarmente calmo, magari coperto da una situazione portuale, anche il cambio di luce può essere un fattore
molto rilevante. Quindi questa mattina si parte alle 4 e mezza e si va appunto fino all'alba. Ho preferito la parte del pontile con la parte di fondale più basso, perché appunto il branzino secondo me non va a cercarsi un alto fondale, ma caccia comunque su un basso fondale, quindi rimarrò più corto possibile rispetto al pontile, alla lunghezza del pontile. Due canne come sempre, teleferichine belle leggere, questa mattina devo fare poca distanza, cefaletti piccini e si parte. Incrociamo le dita e vediamo un po' come va, amici. Come possiamo vedere, questa mattina l'acqua è veramente torbida. La situazione ottima che ho cercato soprattutto per la situazione nella quale pesco questa mattina, basso fondale. Basso fondale anche, appunto, come dicevo prima, secondo me se la situazione non è particolarmente di mare mosso, l'acqua torbida può essere un assoluto vantaggio, o perlomeno colmare il fatto che non siamo in mareggiata. Siamo comunque nella zona portuale dove appunto il porto ci ripara dal mare diretto, ma era questa la situazione che perlomeno cercavo e ho cercato. Acqua torbida, mare in salita, picco di alta marea sul finale e si parte. Dopo appena un quarto d'ora parte, ma purtroppo il primo salto ci fa ben capire che eravamo in presenza di un serra. Ovviamente l'ho tenuto quel che ho potuto, ma lo 0,40 sicuramente non fa per il serra questo risultato. Questo è uno degli incidenti che poteva accadere pescando comunque su un fondale un po' più alto rispetto a una spiaggia. Ah, non ci voleva questa cosa. 5 e mezza, c'è comunque qualcosa che sta disturbando anche la canna di sinistra. Leggere tocche, il cefaletto è nervoso, vuol dire che c'è qualcosa nelle vicinanze. Siamo su un fondale sabbioso, quindi possibilità di seppie molto alta oltre il serra. Molto molto nervosi i cefaletti questa mattina. Ho cinque e quaranta, parte la canna, ma è questo sarago gigante, cioè, veramente una roba enorme. Vorrei fare un attimo notare questo sarago. E per i curiosi che dicono attaccherà il cefaletto per territorialità, direi che questo morso ci fa ben pensare che le abitudini alimentari di questi pesci siano cambiate. Eccoci qua, mancano pochi minuti alle 6, prima oretta di pesca decisamente movimentata, per pescare col vivo ovviamente. Una partenza col serra che l'abbiamo perso perché il nostro 0,40 non è sicuramente il filo adatto per pescare il serra e non era neanche la nostra preda designata. Seconda partenza, un saragone immenso che ha pensato bene di papparsi il nostro cefaletto. Adesso ho cambiato tutti e due cefaletti belli nuovi di pacca. Ho rilanciato più o meno negli stessi punti, ben distanziati, e si riparte. Farò passate molto lunghe di un'ora, come sempre. Fondale, ho visto che c'è un po' di presenza di alga, ma va bene, i cefaletti comunque lavorano alti, non c'è problema. E si riparte, incrociamo le dita e vediamo un po' che succede avvicinandoci al picco di alta marea, amici. Eccoci qua, la città si sveglia, tra poco dobbiamo andare a lavoro. 6:40, probabilmente l'ultimo controllo, ho controllato tutte e due le canne, un po' di movimento, un po' di agitazione sulla sinistra, ma nulla di fatto, il cefaletto era bello vispo, l'ho rilanciato. Due lanci molto larghi adesso, uno praticamente a terra e uno sondando una zona un po' più profonda.
vediamo un po' come va questa situazione che andrà incontro all'alba, quindi una situazione diciamo favorevole. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta, sono le 8, dobbiamo tornare a lavorare. Che dire da questa avventura per la prima volta su un pontile artificiale, come ce ne sono tanti in Liguria e sparsi per l'Italia. Tanta acqua, tanto fondo, tanti predatori. Branzino probabilmente su un fondale così alto ha bisogno di pasturazione, per quello che spesso e volentieri lo vediamo catturato a Bolognese, con i bigattini e quant'altro. O a spinning. Detto questo, erano tanti predatori presenti sotto, recuperando anche il sarago. Ho visto un serra di dimensioni enormi, veramente. Probabilmente con così tanti avversari, chiamiamoli così, sono più diffidenti o comunque di meno numerosi, o comunque le nostre esche incappano in tanti pericoli diversi. E come abbiamo visto, difficilmente arriviamo al dunque. Comunque, questo qua era solamente un esperimento, ci riproverò nuovamente perché ho un altro spot simile da provare. Detto questo, abbiamo visto un sarago particolarmente vorace. Ricordiamoci che questi pesci sono onnivori, mangiano sia molluschi che piccoli pesciolini o comunque molluschi di grandi dimensioni. E quando vedono pesciolini in difficoltà, per loro è semplicemente cibo. Detto questo, continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire le avventure, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.